Siamo l'ospicios. L'ospicio di? L'ospicios di veniamo da lì. Venite da lì. Prima eravamo lì. Ah, ok. Adesso siamo qua. Adesso siete qua. Va bene, allora vi ascolto. Rose rosse per me, ho comprato stasera, e il tuo cuore lo sa, cosa voglio da te. D'amore non si muore, non mi so spiegare, perché voglio per te, da quando ti ho lasciato, sarà perché ho sbagliato. Rose rosse per te, ho comprato stasera, e il tuo cuore lo sa, cosa voglio. Siamo nel negozio di Icari, è un negozio particolare di Donetsk. Insomma, come mai questa passione, questo negozio? Come mai? Allora, prima di tutto a me piace Donetsk. Io da anni che vivo in Italia, però in Italia non si trovava mai Donetsk che è quello che volevo. Quindi a un certo punto Donetsk ci può stare, no? Ci può stare. Voi è da ottobre che siete aperti. Sì, sì, esatto. Ecco, qua ci sono tantissimi donuts, ma quello più particolare e quello più prelibato qual è? Allora, il nostro, diciamo, piatto... Me lo fa vedere? Sì, vediamo. Allora, impasto. Impasto è molto buono. Quindi, allora, questo classico di cioccolato. Sì. Questo ci fa capire, il nostro impasto è molto buono. Però è sopra, possiamo fare tutto decorazione. Originale, diciamo, queste cose che il nostro chef che ha creato, caramello salato, oppure anche questo crema di burro, oppure diciamo questo cocco anche molto particolare. Ecco, per Natale qual è quello che viene venduto, quello lì? Questo vaso di neve, anche renna, anche Babbo Natale. Anche Babbo Natale. Sì, insomma, sono tutti buonissimi, tutti buonissimi. Ricordiamo che siamo a Garbagnate Milanese, sulla Varesina, sì, così, esatto. Ecco, proprio nel cuore di Garbagnate Milanese, sulla Varesina, facile trovare. Sì. Dunque vi aspettiamo tutti al negozio di? Di Donuts Pop. Di Donuts Pop, grazie. Grazie mille, grazie. Davanti al municipio di Garbagnate Milanese con il consigliere comunale. Allora, sono Elio, non ho una garanzia, vendo prodotti per pasticcerie. Queste vendite, questo Natale, volevo dare un saluto, un buon augurio, buon Natale e un po' di solidarietà, distribuendo a costo zero di tutto quello che si vede, panettoncini, pandorini, delle pasta mandorla, un cesto che faremo una lotteria a costo zero, dobbiamo tutti noi distribuiamo, sì, i biglietti a costo zero. Il fortunato, saranno 6 o 7 premi, i fortunati vincono o una bottiglia, un cesto, una cassetta di mandarancia, un panettone e niente, invece i panettoncini li regaliamo a tutti i bambini e ai nonni, e a tutti, infatti, i cittadini. Infatti. E siamo qua davanti al municipio, proprio per questa iniziativa che ha ideato lui, come diceva ora, di regalare dei doni ai nonni, i bambini e coloro che passeranno in questa giornata qui a Garbagnate Milanese, proprio davanti al comune.
Sanamea, Kiki Coach, siamo qui alla biblioteca di Cesate e ci sono diverse associazioni che hanno allestito la casa di Babbo Natale e tante altre iniziative per quest'oggi per i bambini. Abbiamo Antonio, Miriam, Elena, Luciano, Daniela. Ok, adesso ci racconteranno un po' le iniziative che fanno e soprattutto della giornata odierna. Raccontaci un po', Antonio, che cosa state facendo oggi? Beh, diciamo che finalmente dopo una pausa forzata dovuta alla pandemia, come tutte le associazioni, qualcosa si muove, grazie anche all'Hub di Cesate, l'associazione che gestiva un parchetto di fronte alla sede dell'Hub di Cesate, ha cominciato a collaborare per queste iniziative. Quindi è cominciato con alcune feste, e tra cui questa è già una settimana circa che stiamo allestendo questo posto molto carino, in cui ci sarà, con la collaborazione degli Eroi del Quotidiano e altre associazioni, ci sarà questa splendida casetta di Babbo Natale dove i bambini potranno venire e insieme mettere un, diciamo così, qualcosa nel presepe, che è un presepe condiviso, e in più fare la fotografia nella casetta di Babbo Natale con un bellissimo Babbo Natale. Oh, 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 oh. E grazie mille a voi per essere qua su OneTV. Grazie a voi. Grazie a voi. Buon Natale. Siamo qui con l'associazione Hub di Cesate, che adesso ci racconteranno che cosa fanno in quelli di Cesate, soprattutto in questa giornata di oggi. Abbiamo Amanda, Giulia e Giulia. Benvenute su OneTV. Grazie, grazie mille. L'Hub di Cesate appunto è un progetto del Comune Insieme, di Comune Insieme del Comune di Cesate. Realizziamo una serie di iniziative per il territorio, sia di tipo sociale che di tipo culturale. Abbiamo uno sportello appunto dove diamo una mano per una serie di questioni come speed, curriculum, ricerca lavoro, e poi ci piace anche organizzare insieme alle realtà del territorio iniziative come questa. Oggi appunto è una giornata di Natale. Abbiamo il nostro stand con questa installazione, magari ce la racconta Giulia. Sì, allora, l'idea è di creare una sorta di attività condivisa con i cittadini, e chiunque voglia può venire qui, scrivere un pensiero, questi qua sono degli spunti di riflessione: cosa regaleresti alla tua città, cosa ti piacerebbe accadesse nella città e cosa rappresenta Cesate per te. Si può scrivere, appendere e vedere un po', insomma, il mosaico che verrà fuori. Quindi aspetteremo allora dopo tutti i pensieri dei cittadini di Cesate. Esatto. Grazie mille. Grazie mille, Amanda, Giulia e Giulia. Grazie mille. Siamo qui con Salvatore, che è il presidente dell'associazione Eroi nel Quotidiano, e adesso ci racconta un po' che cosa sta facendo oggi, ma si vede subito, e quali sono le iniziative di questa associazione. Grazie. Io sono la portavoce, perché Babbo Natale deve stare sulle sue. È il mio folletto, la nostra associazione, allora, come ben sapete, siamo presenti in ogni contesto sociale, dai senza tetto ai bambini in pediatria. Insieme agli amici della piazza abbiamo fatto tante iniziative, abbiamo ultimamente gli amici del RICA Hub di Cesate, che sono i nostri angeli, che fanno tante belle raccolte per i bambini negli ospedali, e oggi facciamo il Babbo Natale, raccogliamo dei pacchi contenente da destinare a persone bisognose sul territorio e non, perché ormai siamo come il prezzemolino, siamo dappertutto noi, quindi vi lascio un buon Natale a tutti. L'associazione nasce nel 2016, sempre per volontà di amici e genitori. Cesate sta in piedi con le associazioni, sì, questa è una grande cosa. Bisogna dirlo anche che i cittadini cesatesi sono cesatesi, che dice giusto. Sì, sì. Sono fortunati ad avere queste associazioni che sono presenti sul territorio
ed organizzano iniziative come quella di oggi, soprattutto per i bambini, perché è molto molto bella e si respira proprio l'atmosfera di Natale, e in questo momento ce n'è tanto, ma tanto bisogno. Sì, sì, dopo due anni di pausa forzata. Allora, questo Natale, come gli anni precedenti, nonostante Covid ha provato a metterci in ginocchio, ma noi non ci siamo fermati, saremo presenti in diversi ospedali, a partire da Garbagnate, San Paolo di Milano, saremo al centro leucemie infantili di Monza, e quindi portare un attimo di allegria a questi bambini che passano un Natale diverso dagli altri bambini. Veramente una bella iniziativa, grazie di cuore Salvatore. Grazie ai volontari, grazie alla bolletta, grazie a Piazza, che deve andare a fare il suo lavoro. Adesso vado, mi aspetto i figli, buon Natale! Buon Natale!